Nicola Alessandrini ha affrontato un tema importantissimo, cruciale nel mondo romano, che è il tema dell'acqua. L'icona su cui ha lavorato è un'icona animale. La storia, rappresentata anche in un fregio della Fontana di Trevi, ha delle origini leggendarie. Addirittura si dice che dopo una ricerca spasmodica di queste sorgenti, che essendo sotterranee non erano facilmente ritrovabili, i soldati d'Agrippa furono consigliati da una ninfa, da una vergine appunto, di scavare. Questa è la tomba di Cecilia Metella sulla via Appia Antica, costruita tra il 30 e il 20 avanti Cristo. Ed è un miracolo che sia giunta fino a noi. Dal 1400 circa, cioè dalla fonte originaria, si sono succeduti una serie di progetti non sempre fortunati. Uno dei più famosi è addirittura quello che aveva impegnato Bernini e il suo papa di riferimento, cioè Urbano VIII, il quale aveva pensato che per poter costruire una fontana monumentale degna di questo nome dell'acqua che doveva ricevere, si potevano prelevare i marmi del mausoleo di Cecilia Metella sull'Appia tranquillamente, smembrarlo per poter ricostruire, riutilizzare. Ma perché? Perché quel papa non voleva morire senza realizzare prima il grandioso monumento dell'Acqua Virgo, l'acqua vergine che alimentava le fontane più importanti di Roma. E per farlo era disposto a tutto. L'acquedotto dell'Acqua Vergine è quindi il protagonista occulto di questo lavoro, di questi splendidi cavalli che ha ritratto sulla collatina Nicola Alessandrini. Sulla collatina perché a Salone, quindi all'ottavo miglio della collatina, sono state ritrovate le sorgenti sotterranee di quella che poi diventa l'Acqua Vergine. Per me è sempre stato fondamentale un rapporto con la strada, sin da quando ho iniziato a fare le primissime cose, anche quando lavoravo in modo molto più concettuale. Quindi produrre delle opere che si rapportassero con la strada per me è sempre stata una priorità. Il viaggio dell'acquedotto dell'Acqua Vergine, che è un viaggio molto complicato, corrisponde in realtà anche al viaggio di ricerca che ha fatto Nicola Alessandrini per potersi ispirare nella sua opera. Quindi ha visitato sicuramente la Fontana di Trevi, che attualmente è la mostra dell'acquedotto, ma ha visitato anche tutte le altre fontane monumentali che vengono servite dall'Acqua Vergine, che è l'acquedotto ancora oggi che fornisce l'acqua alle fontane più belle del centro di Roma. L'Acqua Vergine è la più celebrata di Roma, è quella che alimenta la Fontana di Trevi nella scena della Dolce Vita di Fellini, passa per la Fontana di Quattro Fiumi di Piazza Navona e della Barcaccia di Piazza di Spagna, per la Fontana di Piazza del Babuino, di Piazza del Popolo, del Pincio. Eppure sia io che Ilaria Beltramme siamo rimasti sorpresi che lì dove nasce questa fonte, sulla via Collatina, in periferia, non c'è alcun segno di questo legame. È stato molto interessante lavorare in quest'area di estrema periferia, proprio perché è un'area dove non vivi la socialità, no, di una strada più centrale. Ho lavorato quasi sempre solo, col traffico delle macchine, con le macchine che suonavano, quindi un po' tutta la fase anche di lavorazione è stata una fase che ho sentito, insomma, di questa velocità del passaggio, no? Anche nella gestualità, nel nervosismo, nel rumore di fondo costante, nella polvere che s'alzava. Quindi questa cosa, insomma, è stata stimolante nella parte di realizzazione del lavoro. Per l'ispirazione del suo murale, l'artista ha ammirato i cavalli della Fontana di Trevi, lo splendido monumento del tardo barocco iniziato da Nicola Salvi e completato da Giuseppe Pannini. Mi è venuto piuttosto naturale scegliere per il lavoro dell'Acqua Vergine le due teste di cavalli della Fontana di Trevi. Sembrano due soggetti rappresentativi di questa cosa, e da qui l'associazione con la lacrima vergine invece dell'acqua. Comunque pensare a questa fonte che piano piano con gli anni e con no, l'incuria dell'uomo si è inquinata. Il percorso
percorso di Nicola è un percorso agitato, è un percorso variegato che in qualche modo segue questa linea discontinua dell'acquedotto che comunque prima di arrivare nel centro di Roma dalla periferia compie una serie di spostamenti bizzarri proprio per la natura delle sue sorgenti e per la difficoltà di portare così tanta acqua dentro Roma. Nicola Alessandrini ritiene che l'intelligenza non sia la contrapposizione dell'istinto, ma solo la sua evoluzione in chiave complessa. Noi esseri umani siamo dunque animali evoluti per alcuni versi ed involuti per altri, al centro di una trasformazione in perenne divenire. Nonostante la tracotanza, forse derivata da una sorta di abitudine incarnita dal cattolicesimo, di essere al centro dell'universo. Ma in questi due murales, Nicola ha in qualche modo invertito il processo di disumanizzazione che applica le forme umane nelle proprie opere per sottolineare la nostra condizione di uomini frammentari, non finiti. Qui abbiamo due teste di cavallo che piangono ininterrotte lacrime, che sono poi più umani degli umani. Mi interessa un po' questo piangere sulla storia, no? Questo piangere sugli eventi che portano piano piano a un imbastardimento, no? della nostra società. Quindi pensare già a un conflitto fra periferia degradata e centro città, pensare a, appunto, alla deturpazione pian piano di un bene naturale, di un bene comune, poi anche riflettere sull'acqua, no? Che secondo me è anche un elemento fondamentale nella riflessione proprio culturale e politica degli ultimi tempi, insomma, appunto, dall'inquinamento delle falde acquifere in generale fino a quest'acqua, no? Che diventa tomba di popoli che l'attraversano, diventa un elemento di scambio fra culture e di guerra fra culture differenti. L'acqua è un elemento molto, molto forte in questa nostra, no, contemporaneità, come l'ho sempre stato tra l'altro nella storia, per cui queste due teste di cavalli ci sta un po' questo piangere sulla storia, appunto, sono queste due creature che loro malgrado hanno addosso la violenza, no, del tempo, dell'uomo, della storia che incalza su di loro, no? Questo qui è il senso del lavoro. L'acqua vergine un tempo era tra le migliori di Roma perché non era calcarea, oggi non è più potabile a causa dell'urbanizzazione. Anche per questo l'artista ha deciso di rappresentare la natura che piange se stessa. We'll be right back.